Buongiorno, buongiorno, siamo ritornati a disturbare. Sì, c'eravamo anche ieri mattina. A me mi denunciano per diffamazione sul carattere della Chiesa. No, c'è la libera espressione. No, no, prego, prego. Espressione. Sì, ma la libera espressione non rientra. Vabbè che io ho detto cose esatte della storia, perché per non mi ripigliare un'altra volta. Comunque al tavolino non c'è nessuno, è freddo. E hanno fatto... Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Ma a proposito della questione... che lei... Se... Prego, prego. Della... Non so se l'ha seguita, la vicenda della nocerina. Buongiorno. Della... Nocerina. Sì. Che ne pensa? Non lo so, non lo so. Molto probabilmente i tifosi... Cioè... bisogna fare un discorso molto più approfondito sulla tifoseria. È che gli esseri umani quotidianamente accumulano tutta una serie di frustrazioni che non riescono poi in famiglia, nella società, perché la società è piena di regole, di discipline, non riescono a buttare fuori come vorrebbero, istintivamente, in maniera istintiva. E lo stadio è uno di questi, vanno lì e si liberano. Sì, ma è normale prendere in ostaggio uno stadio praticamente e una squadra? Assolutamente no, assolutamente no. Cioè, è normale che succedano queste cose? No, non è normale, non è normale. Però lo stadio è uno sfogatoio. Bravissimo. Uno in casa non si può sfogare, per strada a lavorare manco se ne parla. Allora, uno sfogatoio, poi però la Juventus è stata chiusa anche la curva per i cori. Ma io non vado contro allo stadio. Che squadra tifa? Io? Eh? Io tifo per il Subiano perché ci gioca il mio nipote. E del io caso io oggi non c'ho niente da dire, riposo ragazzi. Ma il caso di Nocerina l'ha seguito? In un paese dove 10 regioni 12 comanda la mafia e la 'ndrangheta, è tutto normale. In una palude infetta. Per guarire sto paese ci vorrà centinaia d'anni. Per i cori da dire, basta così. E per i cori contro il Napoli e i napoletani è stata chiusa la curva della Juventus. Sono i soliti dementi ormai. Buongiorno, non c'è? Domani. Domani? Stamattina lei è da sola? Solo una cosa. Lei lo conosceva Paolini? Ora è stato arrestato. Sì, l'ho visto, alla televisione. Mi fa schiattare. Va bene. Ora però ha sfruttato insomma un po' quella popolarità, pare, per allungare un po' le mani. Mi sa. Va bene. Mi piaceva, era simpatico come figura dietro. Sì, sì. Rompeva le scatole. Sì, mi faceva schiantare da ridere. Poi a quelli come noi, insomma, ci metteva abbastanza in difficoltà. Sì, è vero. Rompe proprio le scatole. Va bene.